Questo è uno dei progetti più importanti che stiamo portando avanti per quanto riguarda l'inclusione lavorativa di persone che vivono o il disagio sociale o anche il rischio di esclusione sociale. Sono 140 persone che verranno comunque prese in carico dai servizi sociali, dei TRECA che partecipano a questo bando e che avranno la possibilità di fare 12 mesi di tirocinio all'interno di alcune aziende del territorio con la probabilità e la possibilità di essere introdotti nelle stesse una volta finite il tirocinio. È importante anche perché all'interno di queste 140 persone c'è una parte, una quota che va a coprire quello che erano le borse lavoro delle persone che vivono la condizione del disagio psichiatrico ed è importantissimo proprio perché attraverso questo percorso si riesce a reintrodurre nel mondo del lavoro, nel mercato del lavoro, una fascia di persone spesso dimenticate. Il progetto ha come titolo Nuovi percorsi inclusivi e il tema centrale è quello dell'inclusione sociale. Il progetto si rivolge a 140 utenti che si trovano in situazioni di particolare svantaggio. Il progetto si articola in due linee. La prima è quella della presa in carico dei beneficiari dell'intervento e quella della fase di accompagnamento, ma il cuore del progetto è quella dell'attivazione di tirocini extracurricolari e TINA e borse lavoro, cioè praticamente il partecipante al progetto potrà svolgere un tirocinio di 12 mesi retribuito con un impegno settimanale di 25 ore e un'indennità mensile di 600 euro. Ci saranno anche le erogazioni dei voucher per quei tirocinanti che hanno a carico dei conviventi che hanno bisogno di cura, per cui verrà erogato un voucher dell'importo di 800 euro per acquistare beni e servizi.